Io, Franco, la prima domanda che vorrei farti è questa. Hai osservato anche tu adesso questa mostra curata da Igor Patruno, devo dire una mostra sorprendente, ok, anche da Giuseppe Garreta, è una mostra, devo dire, eccezionale, davvero impressionante. Beh, ti chiedo una tua impressione, tenendo conto anche del fatto che hai attraversato quel mondo, quella gente. Molti sono stati i tuoi amici, i compagni di strada. Un'impressione così, veramente non molto filtrata su quello che hai visto sinora. Un'impressione su che cosa? Sulle fotografie. Nessuna. L'unica cosa che ho visto è Gadda in posa, non me l'aspettavo, quindi anche lui aveva dei tratti di vanità. Lui stesso ha raccontato, Andrea ha raccontato prima, c'è l'unica cosa che Lucio, io si ricorda di Gadda è che aveva. Quando lo vidi, anzi credo l'unica in cui l'ho visto alla presentazione Avvicino. della Cognizione del Dolore nel 63, alla libreria Einaudi di Via Veneto, che presto non ci fu più, durò fino al 66 credo, era presentato sicuramente da Arbasino, ma penso anche da un'altra persona che non ricordo, ha probabilmente citati, Ma mentre lui dice che l'unica cosa che io ricordo è che aveva scarpe lunghe, cioè dei piedoni, insomma, che è vero. Però mi ricordo anche che dormiva mentre parlavano di lui. Quindi io non credo che fingesse, diciamo, dormicchiava. Quindi era per me un tratto di non vanità. Ecco, l'immagine che ho nella mente, diciamo, di Gadda è questa, di non solo la sì, ben nota scontrosità, la sua refrattarietà, la sua estraneità al mondo a lui contemporaneo, soprattutto negli anni tardi, forse anche prima in realtà. Insomma, vederlo, adesso sto parlando tanto, ma è stato là, l'ho visto un attimo, però sono delle foto in cui è evidente, insomma, abbastanza evidente che ha piacere di essere fotografato, ritratto, messo in posa, insomma. Quindi questo contraddice un po' l'immagine che ne avevo. Mi ha fatto piacere, però, diciamo, è un lato, diciamo, normalmente umano che mi ha fatto piacere trovare anche in Gadda. In una fotografia, addirittura insieme ad Anna Maria Ortese, sorride pure. È una cosa, insomma, C'è un rara. massimo. Il funerale di Pasolini. Sorride No, durante il no, funerale. Ah. cambio argomento. Com'è? Il funerale di Pasolini. E allora? Quel giorno, Non oggi, ho viste quelle non l'hai foto. viste? C'ero, me lo ricordo, però E che non ho visto le ricordi? foto. Mi ricordo una cosa. Mi ricordo l'orazione di Moravia, molto impressionante. Era un clima, insomma, era un clima lì a Campo dei Fiori molto di grande densità umana, come dire, insomma, non è che c'era una folla sterminata, però insomma c'era una notevole quantità di persone molto turbate, scioccate, ferite, insomma, fu quello che fu un assassinio, no? Quindi In quegli non anni, credo un assassinio, la parola certo. assassinio è un po' forte, non credo un assassinio nel senso di voluto. È stato, diciamo, un incidente di percorso, ecco. Cos'era per te la poesia in quegli anni? 74, 73, 75? Io sono stato un grande lettore di poesia da ragazzo fino a un certo punto della mia vita. Grande nel senso che la leggevo, non voglio dire che la studiavo perché l'idea di studiare non mi è pertinente. Però lo leggevo con molta attenzione e anche con molta passione. Diciamo più o meno verso la fine degli anni 60 si andava facendo, stava diventando, nella mia mente stava diventando chiaro che l'ipoteca della nuova avanguardia era un po' troppo
era troppa, e per quello che, siccome non leggevo solo i libri che venivano pubblicati, ma anche le riviste allora erano molto importanti, ce n'erano molte di più, non so, adesso credo che non ce ne siano proprio, c'erano molte riviste importanti, le leggevo e vedevo che i poeti giovani che si esprimevano su quelle riviste avevano delle voci, insomma, ecco, delle voci anche riconoscibili, così mi sembrava. E l'idea che la neoavanguardia fosse così dominante, più passava il tempo, più mi provocava un senso di disagio, fino al punto di, insomma, fino a una ribellione. Cioè, poi questo sta dentro di me, questo è stata, che si è tradotta anche, si è manifestata anche con, diciamo, per iscritto. Ricordo anche un, adesso, questo è un aneddoto personale, ma insomma, mi ricordo di aver scritto un articolo su Paese Sera, allora collaboravo a Paese Sera, un articolo su Paese Sera contro Balestrini, molto, molto duro, molto esplicito, che fotocopiai e portai personalmente in, facciamo conto, 100 copie a un congresso, a un convegno del quello che rimaneva del gruppo 63 a Orvieto, forse era 74, e distribuivo questi volantini, cioè facevo pubblicità, ma non a me stesso, facevo pubblicità a un'idea di rivolta, diciamo, ecco, di rivolta contro le persone a cui io stavo dando queste fotocopie. Dopodiché, da questo è nato, o era già nata, stava già nascendo, l'idea di fare un'antologia al pubblico della poesia che raccogliesse, mettesse in luce in qualche modo le figure dei poeti allora trentenni che mi sembravano di un certo rilievo e per niente derivati dalla neoavanguardia. Poi questo ha avuto uno sviluppo fino a produrre me saturazione, ecco, adesso sì, io non leggo, ecco, non leggo più poesia. Perché parli con fastidio della poesia da sempre, da alcuni anni? Perché parli con fastidio? Perché ha prodotto in me saturazione, perché le cose saturano, la poesia mi ha saturato, ma quasi tutto mi ha saturato, insomma, non è una cosa strana la poesia. La poesia in particolare, la prima cosa, leggo tre versi e dico vabbè, già lo so. Diciamo, non ti dice più niente la poesia. Niente. È raro, insomma, adesso se proprio devo fare la Virginella, ho letto L'occhio del monaco di Cees Notenboom, sono rimasto impressionato, cioè è arrivato sto libro, l'ho preso in mano, visto la copertina, ho letto la poesia, dico, bella sta poesia. Allora l'ho aperto, l'ho letto tutto, sono 33 poesie meravigliose, ma è il primo libro di poesia che riesco a leggere dalla prima all'ultima, sedendomi al tavolo con la matita in mano, sottolineando, prendendo qualche appunto, insomma, ecco, ma dopo anni. E quando ti parlano di Castelporziano, provi mai nostalgia? Niente. Zero. Ti ha fastidio addirittura che il tuo nome sia associato? Mi ha fastidio che tu me ne stia parlando. Il fatto che però sia l'evento poetico più importante in Italia del secondo Novecento dopo il gruppo 63, diciamo, no? Ci pone in una condizione assurda, cioè quando nel 79 ci fu questa cosa, cambiò il corpo del poeta, cambiò il ruolo del poeta, cambiò il rapporto con il pubblico, cambiò tutto, una generazione si affacciò, tu eri il grande sacerdote, diciamo, hai creato un culto e poi ti sei spretato. Mi sarò spretato, non lo so, la trovo irrilevante, sinceramente. Senti una cosa, all'università incontri un ragazzo, eravate due ragazzini, studiavate, Dario Bellezza. Ecco, su Dario Bellezza, diciamo, il ricordo tuo, lo ripeto, al netto del tuo fastidio... No, io non, verso le singole persone è diverso. Sì, sì. Ecco, Dario Bellezza. È di quella generazione la persona che è più, diciamo, più vicina a te, sentimentalmente dico.
Beh, insomma, una delle due o tre sicuramente. Certo, ci telefonavamo tutte le mattine, questo per anni e anni e anni. Anche, diciamo, considerando la nostra diversità caratteriale, non solo sessuale, diciamo, di tendenze sessuali, che però non è irrilevante, però, diciamo, le nostre diversità caratteriali è stata, io penso che sia stata una singolare amicizia, però era un'amicizia, penso di poter dire, reale, importante, dentro di me fraterna, e tale è rimasta, insomma, ecco. Poi probabilmente Dario, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto amici che lo hanno visto più spesso di me. Che devo dire, non voglio rivendicare un primato nell'amicizia, assolutamente. Non voglio, non sono in grado, non potrei, sarebbe sbagliato. È stato un amico, un caro amico, e la sua morte è stata dolorosa. A volte mi è capitato di confrontarmi con i poeti della tua generazione, anzi mi è capitato tante volte in questi anni, e tutti hanno sempre avuto, diciamo, un'ammirazione quasi cultuale nei tuoi confronti, no? Cioè ti hanno considerato un punto di riferimento importante, e quasi tutti i poeti hanno nei tuoi confronti una sorta di rammarico, cioè il fatto che tu, in qualche modo, che avevi, eri stato quello che li aveva scoperti, spesso scoperti, appoggiati, capiti, valorizzati, eccetera, a un certo punto li hai lasciati, li hai abbandonati. La domanda è: non provi mai il peso, il senso di colpa di aver, diciamo, trascurato, a un certo punto, divorziato con i poeti della tua generazione? No, per niente. Penso, se poi dovessi fare un'analisi su questo tema, a cui non penso mai, penso che sia anche meglio per loro che io. Perché? Mi sia tolto dai piedi, diciamo. Perché? Ma non è che l'ho fatto apposta, è venuto così, insomma. Se l'è stato ingombrante, visto che tu dici questa cosa, io non lo sapevo. Dice cultuale, sento parole per me imbarazzanti e anche un po' sgradevoli. Questo aspetto, appunto, io sarebbe stato una presenza imbarazzante, no? Se uno ha una cosa cultuale, è un padre, i padri vanno eliminati. Mi sono eliminato da solo, bene, no? Meglio di così. Senti, tu hai sdoganato, perché prima di Proprietà Perduta hai scritto un libro intitolato Il Poeta Postumo, e, diciamo, tutto ciò che ruotava intorno alla poesia ti interessava molto, non ti interessava soltanto la poesia, ti interessava anche il pettegolezzo, il corpo, la vita vera, diciamo, no? Cioè il diarismo era un elemento importante. Quanto il pettegolezzo, per esempio, nella sua forma più nobile, ha segnato anche quella generazione di poeti che con il pubblico della poesia è salita alla ribalta e che ha segnato la poesia italiana recente? Cioè, il pettegolezzo è soltanto una cosa negativa oppure no? Ma no, pettegolezzo, intanto era quello che, quando prima ricordavo le telefonate con Dario mattutine, perché mica parlavamo di Gadda. Facevamo pettegolezzi, diciamo, raccontavamo aneddoti, che è successo ieri sera, che hai fatto. Ho accompagnato perfino Dario in un paio di sue avventure, insomma. Che vuol dire accompagnare? Cioè, l'ho accompagnato. Che fatto, aspettavi dietro un muretto? No? Sì, ho fatto da autista, sì, sì, ah, sì, sì. Lui raccoglieva i ragazzi, insomma, sì, insomma. Cioè lo aspettavi in macchina e poi rientrava? Aspettavo in macchina, sì. Ah. E, insomma, pettegolezzo in questo senso, vabbè, poi non lo so, ho incontrato quello, ho incontrato quell'altro, insomma, pettegolezzo, però durante il pettegolezzo però uno fa delle osservazioni, diciamo così, critiche, oppure osservazioni semplicemente umane sulle persone, no? Che, di cui parla, e questo è un alimento vitale,
vogliamo dire addirittura della letteratura, forse addirittura della letteratura, comunque certamente lo fu della nostra vita, non ci vedo nulla di negativo, poi quello che fanno tutti, no? Tutte le persone qui presenti, immagino che ognuno, chi più chi meno, qualche pettegolezzo lo farà. E cioè, è inutile dire pettegolezzo è mondezza, no? Può essere anche mondezza, certo, bisogna vedere come uno lo vive e poi come lo elabora, che cosa ne tira fuori, insomma è un elemento della vita, un elemento anche nutritivo della vita, è la materialità, il fondo materiale, diciamo così, quotidiano, domestico della vita. Esiste secondo te una tendenza che può essere definita vagamente romana nell'essere poeta, nel vivere la poesia? Cioè c'è un, più che una scuola, che magari è un termine ambizioso, c'è una psicologia comune, un'antropologia comune del fare poesia e dell'essere poeta a Roma? Forse sì, però qui sì, tutto sommato direi che è probabile. Però qui entriamo in una dimensione, diciamo, critico-saggistica, cioè dovrei mettermi a pensare, a scrivere, a tirare fuori elementi comuni non solo ai poeti romani della mia generazione, ma anche ai poeti romani delle generazioni precedenti, insomma, ecco, non... Però penso di sì, cioè io non... Adesso lì c'è Renzo Paris, per esempio. Sì. Renzo Paris non lo sento così lontano da Dario Bellezza. Poi sono diversissimi, per carità, ognuno ha la sua personalità, il suo mondo. Però sento che fra loro c'è una... Come dire? Poi, a parte Renzo è nato in Abruzzo, ma non importa, Renzo è nato in Abruzzo, ma poi, insomma, cioè, la sua formazione è romana, no? È venuto giovanissimo. Si sente anche nella sua poesia questo elemento un po' canagliesco, no? Un po' di disincanto, incanto disincanto. Le cose in fondo che noi attribuiamo anche un po' tradizionalmente all'essere romani, un certo cinismo, no? Certo, tenere a distanza. Zeichen era cinico? Zeichen, per quanto anche lui sia venuto a Roma da giovane, Zeichen è un po' più complicata la faccenda. Credo che in Zeichen l'elemento, chiamiamola, l'elemento di superbia abbia avuto un ruolo più importante che in, adesso avevo ricordato Bellezza e Paris, che in Bellezza e Paris abbia segnato di più la sua vita e la sua poesia. La superbia? Sì. Era l'unica cosa che non sopportavi di lui? L'unica cosa? Che non sopportavi? Sì, si era insopportabile. E cosa ti ha legato a lui per anni e anni? Bellezza era un uomo di una grande intelligenza, di grande humor, come dire, anche la sua diversità rispetto a tutti gli altri, no? Era attraente. Era bello, era elegante, era intelligente, quindi era anche con lui le conversazioni con Valentino erano, insomma, io stavo, diceva Cordelli sta sempre al telefono, in effetti passavo molte ore al telefono, adesso non più, sinceramente non ho più questi, sono morti, non ci sono più,
quindi non ho più questi amici che mi telefono, a cui io posso telefonare e parliamo magari per un'ora, però parlavamo per un'ora, anche con Valentino era così. Chi ti manca? Poi Valentino, calcolo che Valentino aveva una vita mondana piuttosto ricca, quindi aveva una quantità di aneddoti e di pettegolezzi, insomma. Tu eri meno mondano di Zeichen? Sì, in fondo sì. Domando. Sì, in fondo sì. Però insomma anche io non ho mai passato una sera della mia vita, mai della mia vita, dopo i 18 anni a casa, nemmeno con la febbre, mai. Non sei mai rimasto una sera a casa? Tu? Mai. Vabbè. Che devo dire? Senti, tu hai citato prima il pubblico della poesia, curato, scritto, pensato insieme ad Alfonso Berardinelli. E Berardinelli continua come te a lavorare, a esprimere il suo punto di vista sul mondo, però sembra rispetto a te molto più legato a quella stagione e il vocabolario che utilizza, il lessico, sembrano molto ancora segnati da quella stagione. Tu invece, che sei stato sempre più coraggioso e anche spavaldo, coraggiosamente spavaldo, ti sei liberato di molte cose, no? Oggi riesci a dialogare davvero con Berardinelli? Mi adatto. Non ho voglia di litigare. Ma mi adatto perfino a Cortellessa. Se uno si adatta a Cortellessa, si può adattare pure a Berardinelli, no? E tu come... Berardinelli è uno che, ho citato Cortellessa non apposta, perché entrambi recentissimamente, io sono testimone di loro interventi in senso nella vita privata, a tavola, nei confronti della stessa persona, molto violenti, molto sgradevoli, perché questa persona usa i social. Io non uso i social, dire che i social sono fascisti mi sembra una cosa talmente... Chi ha detto questo? Chi ha detto? L'ha detto la parola fascista, l'ha detto Cortellessa, però ciò che Berardinelli diceva non era tanto diverso da questo, e l'acrimonia o la convinzione che fossero una malattia grave, diciamo così, della cultura, dello spirito, anzi, contemporaneo, era analoga, ecco. Sono persone difficili, insomma, bisogna adattarsi. Se uno vuole avere ancora un po' un rapporto con Berardinelli, tu mi hai chiesto Berardinelli, io ho citato Cortellessa, o con Cortellessa, fra i quali corrono 25 anni, si deve adattare un po'. Io ho deciso di adattarmi, cioè di non litigare. Di non, no, sui social poi proprio no, perché sono ignorante. Vabbè, però usi WhatsApp, quindi . Usi WhatsApp comunque, no? Sì, uso WhatsApp. Senti, tu hai iniziato dicendo che tutto nasce come reazione agli eccessi del gruppo 63, alla Neo Avanguardia. Ma che ci facevi tu negli anni 2000 con Cortellessa, che era il pasdaran più violento che difendeva la Neo Avanguardia? Cioè, che hai fatto uno strano salto mortale, che è stato? Dunque, intanto questo è un tuo pallino di gelosia. Questa è una tua gelosia personale. E poi, che ci facevo? Che ci faceva lui con me? Chiedilo a lui. Intanto spiega che ci facevi tu. No. Mi lasciavo amare. Senti, Proprietà perduta l'ho riletto in questi giorni. Io lo lessi da ragazzo, io conobbi Franco che avevo 22-23 anni, quindi fu uno dei primi libri che lessi. L'ho riletto, lo trovo meraviglioso. E se dico la parola, allora diciamoci le cose come stanno,
qui si parla spesso di self-fiction o autofiction, come dicono i francesi, che sono più raffinati. Ma insomma, pare che sia stata scoperta adesso questo modo di esporsi in prima persona. Proprietà perduta esce nell'83, mi pare, 83, e racconta i fatti a caldo del 79, diciamo, i fatti appunto di Castelporziano. Walter City, lo sapete, ha iniziato un libro fortunato, scrivendo: mi chiamo Walter City come tutti. Effettivamente è un incipit folgorante, memorabile. No, non è un incipit memorabile, perché l'aveva già scritto Eric Satie. È copiato da Eric Satie, precisiamo. Questo. No, 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 ma io sono come dire... Se uno prende... Sta sul Libra Delfi, non è una cosa... Lui ha letto il Libra Delfi. Cioè, è la stessa frase? È la stessa frase, identica. Allora... È diventata memorabile... una frase citata. Allora, per quale ragione a un certo punto Walter City è diventato... Allora, tanto mi rispondo, so come mi risponderebbe. Perché quella di Walter City non è stata una novità? Ecco, te la pongo. Non è stata? Sì, una novità. Quella della self-fiction. La domanda dovrebbe essere: perché è apparsa una novità? Perché è apparsa una novità? Perché credo, perché in quel brutto libro, che è Troppi Paradisi, come sono brutti tutti i libri di Walter City, sono libri pesanti, noiosi, scritti bene, perché è un professore che sa scrivere, insomma, conosce, è colto, sa scrivere Walter City, però non vedo... perché stava cambiando, perché il mondo era cambiato, diciamo, adesso semplifico, lì c'erano due temi forti che vivevano in contemporanea, o tre, se vogliamo metterci l'autofiction, che non è un tema, è una forma. I temi erano la televisione e l'omosessualità. Non è che siano, diciamo, l'omosessualità non era un tema nuovo per niente. Per l'Italia può darsi che fosse trattato in modo diverso da come era stato già trattato, però, mettiamo, da Comisso, per dire, no? Non è che sia proprio Comisso, se parliamo degli anni 30, insomma. E la televisione forse era un tema nuovo, cioè la televisione vista da dentro, no? Insomma, è stato un insieme di elementi che l'hanno reso un libro importante. Cioè, il fatto che sia non bello, secondo me non bello, non significa che non sia un libro importante. È un libro, probabilmente è o è stato un libro importante. Però qual era la domanda? È risposto. Quindi era su Walter City. Allora, nelle fotografie di questa bellissima mostra, che ripeto, a me ha impressionato moltissimo, ricorre spesso il volto di Enzo Siciliano. E a Enzo Siciliano obiettivamente qualcosa dobbiamo, cioè io personalmente sì, ma io credo che tutti siamo stati avari con Enzo Siciliano per tanti motivi, sia chi l'ha conosciuto sia chi non l'ha conosciuto, però lui ha dato più di quel che ha ricevuto, o sbaglio? Che abbia dato non c'è dubbio. Amava molto i giovani, insomma, si nutriva delle nuove presenze. Che non abbia ricevuto è anche vero, però è difficile individuare da scrittore, perché da un punto di vista, diciamo, dal punto di vista dell'intellettuale, del giornalista, del critico militante, dell'operatore culturale, ha avuto tanto, diciamo, no? Però sì, dal punto di vista dello scrittore è difficile definire, è difficile anche per me, che insomma comunque gli ho voluto bene e che gli debbo molto. È difficile dire: questo libro di Enzo Siciliano è un bellissimo libro e rimane, non lo so.
Non ce n'è uno che ti convince? Non saprei. Se uno mi dice, Andrea Caterini direbbe Campo dei Fiori, però insomma, se uno dice Campo dei Fiori, è un bel libro, Campo dei Fiori, però è anche un libro facile, un libro di memoria, di testimonianza, come ne sono stati scritti tanti altri simili, potrebbero essere, saranno scritti altri simili, insomma, non mi pare un libro folgorante. Ti dispiace quello che stai dicendo, però? Beh, questa è una cosa che so a memoria, diciamo, non so a memoria. Flaminia Siciliano, per esempio, dice Franco e Enzo hanno avuto il problema di non amare abbastanza l'uno i libri dell'altro. E questo è un po' vero. Siamo che lui non ti amava come scrittore? Io non credo. O comunque, ripeto, sto citando la testimonianza della moglie. Non ho mai sentito, ma questo non importa, insomma, no? Ho sentito, però, diciamo, la stima che io avevo grandemente nei suoi confronti come intellettuale, insomma, ecco, non è poco, non è poco. Insomma, se dovessi poi dire un libro che salverei è Autobiografia letteraria, che però è un libro di saggi, un libro di... Anche il titolo, c'è il titolo, è bello, è bellissimo, è importante, è un titolo indimenticabile, semplice, no? Autobiografia letteraria, un titolo semplice, però c'entra, coglie il bersaglio. I titoli sono, insomma, contano. Senti una cosa, spesso non si ha il coraggio di ammettere, noi siamo tutti così molto edulcorati ed educati anche, soprattutto in pubblico, ma la vita di uno scrittore importante come te è fatta anche di, uso un termine chiaro, preciso, fatta anche di odi. Hai provato odio nei confronti di altri scrittori, lacerazioni per diversità? Per esempio con Del Giudice, io ho il sospetto che tu l'abbia odiato, benché tu oggi forse lo abbracceresti per il problema che ha, insomma. Se ti va di essere sincero. Ma Del Giudice, beh certo, tocchi un tasto dolente, dolente non solo per quello che Del Giudice è oggi, per quello che è stato per la mia vita, come amico e come scrittore. Beh, insomma, certamente è un, diciamo, quando lui pubblicò il secondo libro, Atlante Occidentale, e divenne lo scrittore italiano più rappresentativo in Francia, più di Tabucchi, ammetto che provai una certa gelosia. E questo ovviamente è doloroso la gelosia, è doloroso ammetterlo, però lo dico, negarlo sarebbe stupido. Mi sembrava impossibile, stando a quello che io avevo letto, libro scritto benissimo, perfetto, però idilliaco. In fondo Del Giudice è uno scrittore idilliaco. Per me l'idea che, adesso la parola idilliaco è un po' forte, ma insomma l'idea, cioè, è il contrario esatto di quello che io penso che la letteratura sia o debba essere idilliaca. Però Del Giudice rimane uno scrittore idilliaco, cioè che scrive in modo perfetto, meraviglioso se vogliamo, Staccando l'ombra da terra, che è il suo libro più bello, anzi forse è l'unico libro. Stai dicendo che è meraviglioso? Scritto in modo meraviglioso, e lì infatti all'altezza, l'avresti detto, l'avresti usato all'altezza, questo termine, aspetta, 30 anni fa. All'altezza di Staccando l'ombra da terra abbiamo fatto pace, cioè io ho deciso di far pace con lui, perché ho detto, ecco, adesso è uno scrittore, cioè, come dire, è sempre in un ambito, come dire, non critico della vita, no? La mia idea è che
la letteratura è critica della vita, questa è la mia idea, mentre del giudice non mi sembra, non mi è mai sembrato in questa posizione. Mi posso sbagliare naturalmente, però il mio sentimento era dettato da questo. Dico, come può essere che uno scrittore che scrive bene, ma però si muove in una dimensione così idilliaca, poi diventa il più importante scrittore italiano? Allora era la Francia, allora esisteva solo la Francia, non l'America, come poi quando è arrivata la Ferrante, no? Non è che mo la Ferrante ha aperto l'America, mo. No, vabbè, però insomma. Vabbè. Già con Umberto Eco si erano aperti, diciamo. Calvino. Okay. E, beh, con Umberto Eco poi è cambiato tutto, in effetti. E, con Staccando l'ombra da terra c'è stata una coincidenza. Mi ricordo che venne incontrai Ernesto Franco, già direttore dell'Einaudi, e mi disse, insomma, cercò di fare in modo che io e Del Giudice ci rincontrassimo dopo anni che non ci vedevamo. Io fui ben lieto di incontrarlo di nuovo e questo accadde, tornammo amici come eravamo prima. Eravamo stati molto amici durante gli anni di Paese Sera. Io lui lo pensavo come eccellente critico, aveva scritto degli articoli critici magnifici, che Einaudi non capisce, pubblica degli scritti suoi di viaggio inutili, verbosi, mentre non capisco perché non pubblica gli articoli critici, però vabbè, problemi editoriali, adesso lui purtroppo non può metterci, non può essere lui a decidere. Franco, siamo in conclusione, poi ci sarà il secondo incontro, prova a rispondermi meditando, è un gioco che voglio fare con te, però secondo me è molto serio. Se adesso improvvisamente un Dio ti dicesse per una sera, stasera, potrai tornare alla metà di ottobre, a una serata qualsiasi della metà di ottobre del 1975, con chi vuoi andare a cena? Dario Bellezza, Pier Paolo Pasolini o Alberto Moravia? Stasera, con chi andresti a cena? Dei tre. Mi è difficile rispondere in questo senso, che non conoscevo né Pasolini né Moravia, non li conoscevo. Non è vero che non li conoscevo. Non li conoscevo. Che vuol dire, non conoscevi Moravia? No, non lo conoscevo. Certo che lo conoscevi. No, ti dico di no. Cioè, io Moravia l'ho conosciuto dopo l'82, quando lui... Ah, nel 75. 75. Sì, no, dico, se tu potessi stasera... Ho detto prima dell'ottobre del 75 perché non vivi tutto. Stasera andrei a cena con Moravia. Moravia. Perfetto. Franco Cordelli, grazie.